Una delle domande più frequenti che mi fate è: come cambi la grafica a Pokémon Showdown? Quando vedete le mie belle grafiche sofisticate, rosse, nere, con gli slot dei Pokémon cambiati, tutte diverse. Con Stylish. Stylish è un programma che trovate, cioè un programma, un'applicazione, trovate all'indirizzo https://userstyles.org. E quindi questo è quello che vi trovate davanti. Poi cosa dovete fare? Dovete cercare Pokémon Showdown, tutto attaccato. Qui in search, Pokémon Showdown, vedete qui? E trovate tutte le skin. Ovviamente vi lascio il link in descrizione, per chi fosse pigro, cliccate il link in descrizione. Qui ci sono tutte le skin che potete desiderare. Vedete? Ci sono varie pagine e vari ad che stanno facendo soldi sulle mie visite. Varie pagine. Avete riconosciuto un paio di skin che ho utilizzato? Questa è la Pokémon Showdown Dark che ho utilizzato per un po' di tempo. Poi, tornando alla pagina precedente che abbiamo lasciato, questa Volcarona Pokémon skin è una skin che io uso, ma che non avete visto ancora sul canale, perché le sto cambiando spesso. Avete visto anche questa qui, Dandil. E avete visto ultimamente, la più recente diciamo, il tema Dark, che mi piace molto. Comunque, come dovete fare per installare queste skin? È semplicissimo. Cliccate su quella che vi interessa. Dovete vedete quello che è apparso blu? Se no, tornate indietro e bloccate. Quello è quello che vi esce se non avete installato Stylish. Lo installate e ve lo installa automaticamente. E a quel punto, dopo averlo installato, potete andare su un tema che vi piace. Io per esempio adesso prendo Volcarona perché mi pare l'abbia eliminata per errore. Infatti, e vi uscirà Install with Stylish. E voi fate sì, vuoi installarla con Stylish? Tanto apro Showdown che ve lo faccio vedere. Style installed. E quindi potete andare adesso su Showdown e godervi la vostra skin. Però dovete stare attenti. In alto a destra dovrebbe uscire una S, che è l'applicazione. Vedete adesso che appare in alto a destra proprio l'iconina Stylish. Poco sopra c'è l'icona Stylish. Cliccandoci sopra escono tutte le screen che ci sono. Una cosa che non dovete fare, adesso ve la faccio vedere cercando una lotta, è fare l'errore di installarne di più e lamentarvi perché non escono bene. Se vi faccio vedere il tema Dark e il tema di Volcarona. Vedete cosa succede quando mettete due skin insieme? Quando mettete due skin insieme si fottono, perché si sovrascrivono i codici e si mescola tutto quanto ed esce bruttissimo, vedete? Quindi ne dovete attivare una alla volta, se no fate l'errore che ho fatto io all'inizio e si sovrappongono. Adesso per esempio vedete qui, facendo una lotta random, ovviamente il lato più o meno destro e più o meno sinistro dello schermo sono tagliati per motivi di registrazione, ma dato che è una cosa poco seria non ci interessa. Facciamo come i bambini che fanno i tutorial, che se ne fregano di tutto quanto. Comunque, giochiamo un poco, vi faccio vedere questa grafica, vi faccio vedere un po' le grafiche che ho installato io a questo momento, sono tre, perché le disinstallo per non confondermi a volte. Quindi, vedete questa grafica? Vi piace? Potete tranquillamente installarla. Abbiamo anche ucciso il Tauros avversario con un critico. Poi, cosa potete fare? Potete disattivarla e attivare il tema nero. E vedete, cambia subito. Soprattutto, cambia subito. Non c'è bisogno di aspettare poi così tanto come molti si immaginano. No! Sì, è istantaneo il cambio. Facciamo un bulk up, no? Facciamo un bulk up. Ok. No, la Life Orb, volevo gli avanzi. Fire Punch. Perché Fire Punch? E comunque, ho fatto bulk up. Vedete cosa succede se cliccate prima l'altra? Si fottono e poi disabilitate quella di prima e ve lo sblocca. Questa grafica ve la ricorderete di sicuro, perché l'ho usata per molto. E adesso userò sicuramente questa. Ricordiamo ancora, non fate sovrascrivere le grafiche. E quindi questo è tutto per oggi. E facendo un bel roost contro questo Dragon che continua a fare oltraggio, io questa lotta me la finisco perché sta andando bene, vi saluto e vi ringrazio per le domande che mi fate. E se ce ne sono molte farò probabilmente anche tre risposte flash in questo modo. Quindi spero vi abbia gradito e spero che abbiate anche voi adesso delle belle grafiche sul vostro Showdown. È tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento in un prossimo video.